Catano corre con i campioni. Il perché ce lo spiega Nicola Ventura, presidente di Ecomotori.net. Sì, la vettura che vedete è una 500 Abarth che come Ecomotori.net abbiamo trasformato a metano. Quale provocazione per partecipare a un campionato organizzato dalla FIA per le energie alternative. È una vettura che ha già una storia importante perché nel 2012, anno del debutto, ha vinto subito il campionato mondiale alimentata a metano e nel 2013 ha fatto l'Amplane conquistando tutti i 5 titoli disponibili tra campionato italiano e campionato del mondo. Dal punto di vista tecnico è una vettura che segue, è omologata per la circolazione stradale, quindi segue perfettamente quelle che sono le normative degli impianti metano. Oggi vogliamo fare uno step ulteriore e promuovere e fare un passaggio in più per alimentare la biometano e provare a vincere anche un campionato del mondo con il biometano. Oggi è stato firmato un importante accordo che riguarda il biometano nelle competizioni. In cosa consiste? Ce lo spiega il presidente del CIB Piero Gattoni. Oggi abbiamo siglato un importante accordo tra Consorzio Italiano Biogas, Ecomotori, che con la supervisione della FIA, la Federazione Internazionale Automobilistica presieduta da Jean Todt, porterà il biometano all'interno delle competizioni del campionato mondiale rally. Questo accordo è importante perché supervisioneremo anche le prestazioni del biometano come biocarburante e vogliamo quindi dimostrare che quello che è un potenziale importante potrà essere utile anche a far vincere delle competizioni, quindi quello che è un biocarburante made in Italy potrà essere un propulsore per le gare, ma soprattutto un propulsore per dare nuova linfa e nuovo sviluppo a un settore agroindustriale in cui l'Italia ha una leadership, di cui l'Italia ha una leadership a livello globale. Quello che noi stiamo cercando di dire è che questo potrebbe essere un'ottima possibilità per sviluppare una filiera dei biocombustibili a livello nazionale, creando anche un vantaggio per i consumatori che potrebbero avere dei veicoli sostenibili, che consumano meno e soprattutto che costano meno.